Stato deportato in Germania nell'agosto 44, messo nei lager come lavoratori a lavori forzati ad Amburgo. Quindi poi, avendo saputo i tedeschi che eravamo marittimi, in 40 ragazzi sui 18 anni e mezzo ci hanno imbarcato ognuno sulla propria nave. Lì abbiamo sofferto la fame, la sete, il freddo. E io ho avuto tre naufragi nel Mar Baltico, tra la Finlandia, Lettonia, Estonia, Lituania. E quando sono tornato un mese prima della fine della guerra, dell'aprile, appena arrivati gli slavi ci hanno subito preso a lavorare. Io ero macchinista navale e mi hanno messo a lavorare nella centrale elettrica di Lussino, che serviva alla corrente elettrica di tutta l'isola. Quando poi abbiamo visto che non c'era possibilità di stare lì perché era un altro modo di fare, un'altra politica, un'altra etnia, e allora siamo scappati via. E nel febbraio 46, io con la scusa di un permesso di 10 giorni per andare a Trieste a ripararmi i denti, perché avevo perduto i denti col freddo in Finlandia, e ho ottenuto un permesso e con una barca a motore con 10 altri siamo riusciti a passare il provvisorio ad arrivare a Trieste. Da lì i denti li ho messi a posto, ma non sono più tornato perché nessuno. Tutti andavano, ma nessuno ritornava. Reduce dalla fame della Germania, mi sono buttato subito a cercare lavoro e ho trovato da fare autista e cameriere alla Contessa Feltrinelli d'Oglia, i famosi Feltrinelli che avevano la villa sul lago di Garda dove Mussolini abitò l'ultimo anno della sua vita. E lì ho fatto per un anno. Poi, essendo marittimo, mi sono imbarcato su una delle petroliere e ho navigato per 4 anni come macchinista. Sono arrivato a Bari e a Bari ho trovato un mio amico che era dirigente del pontile della raffineria Exxon di Bari e lui mi ha detto: se non ti va di navigare, vuoi venire a lavorare a terra? Io ho detto sì, vengo via dal mare perché secondo me il mare è fatto per i pesci. E quindi sono venuto a terra, lì ho fatto altri 4 anni e mezzo in raffineria a Bari, coordinavo gli arrivi delle petroliere e tutto quello che interessava la parte pompaggio, serbatoi, misurazioni a bordo alle navi, tutto. E poi non mi andava più di stare a Bari e ho fatto domanda e sono stato subito accettato nella raffineria API di Falconara Marittima. Lì per 2 anni ho lavorato anche nei laboratori chimici e la direzione di Roma ha pensato che io fossi più utile in direzione a Roma per coordinare il lavoro dei depositi costieri che avevamo, agenti, produttori, venditori. E io ho cominciato a fare l'istruzione a tutta questa gente come parte tecnica di tutti i prodotti petroliferi, sia benzina, combustibili che oli lubrificanti. E per lì ho fatto l'assistenza girando per tutta Italia e anche all'estero per fare l'assistenza tecnica ai clienti che erano della società petrolifera. E ho lavorato fino all'84 che sono andato in pensione. I miei superiori non volevano farmi andare in pensione perché io non avevo nemmeno compiuto ancora 40 anni di servizio, però io avendo maturato prima, avevo navigato anche ai 17-18 anni da militarizzato e requisito, mi è contato sulla pensione, sono andato in pensione. I miei superiori volevano trattenermi ancora perché non avevano un ricambio del tipo di lavoro che io facevo e io ho accettato di fare il consulente per altri 8 anni. E per altri 3 anni ho seguito un lavoro di assistenza tecnica ai prodotti nostri, ai traghetti che partono per la Sardegna, per la Croazia e per la Grecia, viaggiando anche all'estero. E poi mi sono fermato qui. Qui, quando sono arrivato definitivamente in pensione, mi sono dedicato al Circolo Giuliano, e dove c'è due campi di gioco di bocce, il campo di tennis, di calcetto, e lì per 10 anni ho fatto il presidente. Poi mi sono anche ammalato un po' perché io preferivo andare delle volte a pescare nella mia isola di Lussino e io ho avuto un infarto
da quella volta poi, adesso sono passati 2 anni, stento a ritornare perché è difficile, se mi capita un'altra volta un male del genere, a trovare subito le cure necessarie. Quindi sono rimasto qui, a disposizione del quartiere, anche perché ho fatto presidente del comitato di quartiere anche i primi anni. Poi ho lasciato il compito a Oliviero Zoia, a Giorgio Marsan e ad altri. Adesso collaboro ogni tanto, ma è così, a tempo perso, diremmo.